ore 10:30. Ieri il re aveva il quartier generale a Lainate presso Rho, dove passò la notte. Sua maestà gode ottima salute. Sta per entrare oggi in Milano. Pavia è stata sgombrata ieri verso le 6 pomeriggio. Il nemico partendo inchiodò alcuni cannoni, gettando le munizioni nell'acqua. Il corpo comandato da Schwarzenberg partì. Casalita che ci ospita me e tutti i militari che sono reduci dalla battaglia di Magenta, sapete, molto cruenta, testimoniato anche il mio arrivo da una targa qui fuori dal portone d'ingresso della villa. Questa villa che contiene questo bellissimo nifeo, questo nifeo nasce nel 1585 sotto appunto i miei antenati dei Lita Visconti Borromeo, e nasce appunto per gli arrivare all'osso, quando l'osso era in vista si spostava. Contrappone una libellula che è simbolo di femminilità, di eleganza.
Da quella parte invece abbiamo un buco o civetta, che è simbolo di sapienza, perché questo animale ci vede di notte, al quale invece si contrappone il pipistrello, che è simbolo di ignoranza, perché questo animale non ci vede di notte. Al di sotto del pipistrello invece è realizzata una piccola lumaca, questo è simbolo di lentezza, ma anche di casa. Voce che la famiglia Litta non se la stia passando bene, ha dovuto vendere queste quattro statue. Rivoluzionari, hanno partecipato in prima persona alle 5 giornate di Milano e le enormi tasse, gli enormi costi per questa loro opera hanno fatto sì che hanno dovuto vendere parte degli oggetti conservati qui all'interno del